Nel mondo e nella storia le donne forse si sono tatuate addirittura più degli uomini e qui abbiamo tre storie molto belle di tatuaggio femminile. C'è il tatuaggio delle donne dei Balcani che durante l'impero ottomano venivano tatuate da adolescenti con delle croci copte vistose sulle mani e sugli avambracci perché non venissero rapite e portate negli harem dei turchi. Ci sono le profughe curde dei campi profughi in Turchia di oggi e ci sono le donne musulmane, algerine, berbere, che con l'inasprirsi delle leggi dell'Islam sono state costrette a rinnegare i loro tatuaggi e per punizione regalare i loro gioielli alle altre donne delle tribù.